cancellare il mio nome, farmi sparire nel fumo, come un pugnale nel cuore, come se fossi nessuno. Pia come c'è. La terapia. Rinasceremo insieme dalla cenere. Signore e signori, ci siamo. Sta per iniziare lo spettacolo di Cabaret. Però prima voglio vedere se anche tutto il pubblico è pronto per questa serata. E quindi al mio tre, fatemi sentire un applauso fortissimo. Uno, due, tre. Adesso voglio sentire solo un urlo al mio tre. Uno, due, tre. E chiudiamo con l'applauso mondiale. Mani e urlo insieme. Uno, due, tre. Live avviata. E allora, signori, buona visione del nostro Cabaret. Tu spiegami una cosa, com'è che tu vai al supermercato e compri un litro di patate? Perché non devo comprare un litro di patate? Non un litro di patate? Uno, quanti ne devo comprare? Due, no. Ma tu sei scemo dentro, ma non un litro di patate, le patate si vendono al chilo, siete d'accordo? Ma che sta di questo al chilo, te ti inventi tutte le cose, si vendono al litro. Ma che litro? Al litro. Le patate si vendono al chilo. Sì, vabbè, al chilo. No, io sono proprio curioso di capire tu come vai al supermercato e con quale coraggio chiedi un litro di patate. Sì, fammi vedere, Te lo faccio vedere, no, perché tanto qua sta tutto lui. Ah, tu così entri al supermercato? Come devo entrare? Giusto, non c'è una porta, non c'è niente, tu entri, boom, entri direttamente. Al supermercato c'è la porta scorrevole. Vabbè, c'è la porta scorrevole. Scusi. Ah, tu così entri al supermercato? Cioè non ti pulisci neanche i piedi, magari fuori era sporco, cioè le scarpe sporche. Vabbè, vai a sapere che era sporco, ma mi pulisco, vado, mi pulisco i piedi. Cioè è educazione sta quella, tutto lui, sta tutto lui, sta tutto lui. Aspetta, guarda come sia, guarda. Non c'è. Aspetta.
Scusi. Ah, e poi tu vai direttamente al bancone, perché secondo me è il supermercato è quello di casa tua, cioè il salotto, tu entri e vai al bancone. Ci sono gli scaffali. Gli scaffali. I reparti. Pure quelli ci stanno? Ma non lo so, tu non vai ai supermercati? Senti, ho capito, è inutile stare a discutere. Qua ho capito, adesso gli scaffali ci stanno. Gli scaffali. Mi scusi, guardi... Ah, perché il supermercato è così piccolo, c'è una corsia solamente e tu arrivi direttamente al bancone. Come minimo ci hanno tre corsie, minimo. Il più schifoso dei supermercati ne ha tre. Tre corsie, quindi? Tre corsie, hai capito? Almeno tre, poi se vai in centro commerciale... Io stavo qua di fianco. Mi scusi. Ah, perché tu così mi scusi, non saluti, non dici buongiorno, ciao, cioè tu entri diretto, sei un maleducato. Io sono un maleducato. Certo, non saluti neanche. Ma mi scusi, non è il commesso che poi può salutare me, sono io a dover salutare lei? Certo. Vabbè, allora sono io. Voi salutate quando entrate al supermercato? Sono sempre io. Seconda corsia. Salve, buonasera, carissimo, tutto bene? Mi scusi, potrei avere un litro di patate? Ma l'hai preso il numero? Cioè, non lo so, tu fai la fila, salti la fila completamente, sei a casa tua. Cioè, da prendere il numerino ed aspettare il tuo turno. Cioè, c'era gente? Certo. Vabbè, c'era gente. Ero venuto di lunedì, c'era gente comunque? C'è sempre gente. Fa caldo. Seconda fila, terza fila, finita, buongiorno, salve, numerino, salve, è il mio turno, potrei avere un... Tuo turno lo dico io, che numero hai? Il 16. Siamo al 2. 3. 4. C'è una famiglia insieme, ha preso due numerini. 6. Visto. Ce ne sono 6 insieme. 16. Sono io. Prego, mi dica. Salve, potrei avere un litro di patate? Ma tu sei un credito. Un litro di patate. Si vende al chilo le patate. Ma non è vero. Si vende al litro. Al chilo, cioè, al chilo. Senti, facciamo una cosa, visto che sei il fenomeno, sai tutto te. Fallo tu. Io faccio il commesso. Vai, ti faccio vedere come si comprano le patate. Al chilo, non al litro. Vediamo. Sì. Chilo. Arrivi. Scusi, cosa sta facendo? Il freno a mano l'ha tirato? La macchina a doppia fila? Cosa sta facendo? Torna indietro. Tutto lui sa. C'è il freno a mano e la macchina in doppia fila. Cioè, lei entra così, senza far nulla, cioè... La macchina l'ha chiusa a chiave? Ci sono dei delinquenti in giro. Chiudi la macchina a chiave. Oh. Fatti i tuoi, io ho la macchina con la guida a destra. Che cosa? Parcheggio a pagamento. Fenomeno lui. Tu, a casa tua, non te le pulisci le scarpe? Io me le pulivo, anche prima di entrare. Porta scorrevole. Non rotatoria, scorrevole. Guarda, ne di prima. Scaffali, scaffali, scaffali. Scaffali, scaffali di qua.
scaffale di qua, scaffale di qua, scaffale di qua. Fogliettino, fogliettino. Il ticket, il ticket, il ticket. Preso. Il ticket. Che numero ha? 87. Siamo al 1792. 1790, 91, 92. Prego. Non saluta? Buonasera. Mi dica. Vorrei un chilo di patate. L'ha portata la bottiglia? Io ti meno, io ti meno! Guardate, sono le 5 e quel maledetto ancora non è tornato a casa, alle 5 di mattina. No, quando torna è come se mi faccio sentire, ma lui non può fare così. Esce, rientra, esce. Mi sono fatto male davvero. Ciao. Ciao, torni ciao. Alle 5 di mattina dopo che sei uscito molto presto e l'unica cosa che mi dice è ciao. Salve. Dove sei stato fino adesso? Dal tabacchi, sono stato dal tabacchi. Tu sì. Dal tabacchi? Tu che non fumi vai dal tabacchi. C'era con me Rafael. Ah, ti ricordi Rafael, quello del Duca Medeo? Dai, quello che ci conosceva al villaggio, il Duca Medeo, Rafael. Sì, me lo ricordo. E niente, poi c'era pure Federico, sempre quello del Duca Medeo. Allora abbiamo... Il duo che scoppia proprio. Ma cosa e dove c'entra? Siete stati? Perché non ci credo che fino alle 5 siete stati al tabacchi. Noi siamo stati al tabacchi. Siamo andati al ristorante. Ce ne sono un miliardo. Siamo stati alla rotonda sul mare. Oddio mio, il mio preferito. Sono 5 anni che ti chiedo se mi ci porti, però non ci hai mai portato. Non ci hai mai portato. Ma sai com'è Raffaele, quello c'ha sempre fame. Era al ristorante più vicino, ha detto vabbè andiamo alla rotonda sul mare. Sì. E cosa avete preso? Cosa abbiamo preso? Abbiamo preso un antipasto. Sì. Quale? Affettato misto con le olive. Ecco. E poi? Solo antipasto? Poi abbiamo preso un primo. Un primo, sì, un primo. Quale primo? Cannelloni ripieni. E com'erano? Ottimi. Poi avete preso altro? Abbiamo preso il secondo. Sai, Rafael, quello c'ha sempre fame, sempre a mangiare sta Rafael. Sempre colpa di Rafael. Sì, Cosa avete preso? Abbiamo preso il petto di pollo con i finocchi. E basta? O avete preso altro? Ma Rafael è un insaziabile, un golosone Rafael. Un golosone. Abbiamo preso un dolce. Quale dolce? Abbiamo preso la Sant'Onorè. Cioè, tu hai preso la torta del nostro matrimonio con Raffa... No, no, oh, esci da questo corpo, mannaggia. Per carità, stai zitto. Tanto, è sempre colpa dei uomini. E poi, vabbè, una cosa tira là. Poi eravamo stanchi, comunque abbiamo detto una bella serata. Vado a casa dalla mia dolce metà, fammi il cuoricino. Non me lo fa. Vado io, No, amore, te hai pulito tutta sera, non sei mi stata però... Non ti tocco. Oh, Gianluca, amico mio! Vai via! Come vai? Chi era? Testimoni di Geova. Alle 5 del mattino. Alle 5 del mattino, lo sai, quelli fanno orari strani. Sono fatti così, testimoni di Geova, quelli a tutte le ore vengono. No, vado io. Stasera sei fantastica. Ci mancherebbe pure. Oh, ma 5 anni che non ci vediamo, fai... Oh! Stavolta chi era? Erano quelli del Folletto.
Sono sempre le 5 del mattino. Sempre eh? Le 5 del mattino. Vai via, c'è mia moglie che pulisce tutto, è perfetta mia moglie. Sì. Vado io. Non ti permettere. Ciao, ciao. Raffaele. Ciao, Ludovica. Ma che bello vederti. Che bello vederti, quanto tempo che non ma ci vediamo. Ma quanto tempo, volevo proprio fare due chiacchiere con te. Andiamo? Due chiacchiere con me? Certo. No, io devo andare... Andiamo, 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 andiamo. Che devi chiedermi? No, è da così tanto che noi non ci vediamo. Sì, non ci vediamo da... No, no, vabbè, ci siamo visti ultimamente, no? Sì. Sì. Quando? Con tuo marito mi sono visto io ultimamente, sì, cinque mesi fa. Cinque mesi no, fa? No, 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 cinque mesi fa, cinque giorni fa, cinque, no, 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 cinque giorni fa, cinque. Quella luce è splendente. Toglimi le mani di dosso. Ti tolgo le mani di dosso. Cinque minuti fa ci siamo visti. Cinque minuti fa. Ci siamo appena lasciati. Io ho visto che ci siamo visti cinque minuti fa, puoi andare a casa, Rafa. No, 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 non ho finito. Dove vi siete incontrati? Dove ci siamo incontrati? Sotto una tettoia. C'era una tettoia. No, no, la tettoia, no, no. Cioè, stavo giocando a calcio, lui è venuto e mi ha detto time out, time out. Io no. No, 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 quella era un'altra volta. Ci siamo incontrati. Il sole splende quando penso a te. Puoi stare tu zitto. Sto zitto. Oh. Dove vi siete incontrati quindi? Ci siamo incontrati al. Ah! Al tabacchi. Ah. Ed eravate solo tu e lui, giusto? Sì, sì, sì. No. E chi c'era con voi allora? Chi c'era? C'era, no, c'era una banda di amici, no, c'era uno alto con le formiche che camminavano in testa. Ah. No, 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 che formiche? C'ha i capelli come le formiche che camminano in testa. Una cosa del genere. Cosa c'è là in fondo? Hai pulito male quell'angolo? Ho fatto cosa? Hai pulito male quell'angolo? Ho pulito male? Sì. Sì. Quindi? E quindi con noi c'era... C'era Federico. Ah. E siete stati lì fino alle 5 del mattino? No, cioè sì, sì. No, fino alle 5 del mattino. Fai al tabacchi fino alle 5 del mattino. Ci fumavamo tutta la tabaccheria. No, mio marito no, non fuma. Sì, no, lo so, fumo io, ci mancherebbe. Cioè. No, siamo stati a mangiare, siamo stati a mangiare. Dove? Dove, sai, uno ha detto andiamo a mangiare, allora ho detto andiamo a mangiare, dove c'è la ruota? La ruota, no, non è la ruota, cioè no, è una ruota che gira veloce, veloce, veloce. Cioè, no, siamo stati a mangiare su una rotonda. In mezzo alla strada con le macchine. Sì, abbiamo apparecchiato il tavolo. No, ma che secondo te apparecchiamo il tavolo in mezzo alla rotonda? Non lo so. No, era una rotonda che praticamente la gente ballava la Macarena. Sulla rotonda? No, che secondo te si può ballare la Macarena sulla rotonda? Dimmelo. No, no, c'erano le onde del mare. C'erano le onde, c'era la rotonda sul mare. Siamo stati alla rotonda sul mare. Amore, sono diventato un uomo di chiesa io, davvero. E beh, allora cosa avete mangiato lì? Ma niente, abbiamo stuzzicato qualcosina di qua e di là. Cioè, abbiamo preso, ma poi vuoi sapere cosa abbiamo preso? Certo. Te pareva? Abbiamo preso, niente, quello che abbiamo preso l'abbiamo preso e l'abbiamo buttato via. Cioè. No, quindi avete preso e buttato via? No, 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 abbiamo preso, abbiamo preso... Ah! Un antipasto. Ah. Quale? Quale? Non è che ci sono tanti antipasti, uno ce n'è. No, ce ne stanno un po'. No, è vero, ci sono un paio in quel ristorante, è vero perché è un bel ristorante. Allora, non sapevamo quale scegliere, allora il cameriere si è arrabbiato, mi ha preso il braccio e ha iniziato a tagliarmelo tutto. Il cameriere? Sì, no, no, il cameriere, no, è quello che avrebbe voluto fare. Allora poi è venuto uno e mi ha fatto i massaggi. Mi ha detto no, 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 i massaggi no. Al ristorante? No, no, mica fanno i massaggi al ristorante. No, no, abbiamo preso gli affettati. Vabbè, com'erano? Com'erano buoni. Ok, con cosa? Con cosa, erano mischiati uno con l'altro.
erano affettati arrotolati. Arrotolati. No, no, arrotolati, erano un affettato di qua, un affettato di là, c'erano. Hai preso un po' da tutti i tavoli. No, erano affettati misti. Poi vi siete fermati all'antipasto? Certo. Certo. Eh no. Abbiamo continuato a mangiare. Cosa? Cosa? Cosa abbiamo mangiato? Che so, non lo so. Abbiamo mangiato, ho detto io voglio mangiare, che sono io quello che mangio sempre. Ovvio. No, vabbè, tutti quanti abbiamo mangiato per la fine. Abbiamo preso un primo. Un primo? Quale? Quale? Amore, sto invecchiando in fretta. Amore. Diciamo. Allora, prima di prendere il primo, ci siamo fatti un bel cannone. Mio no. Marito non fuma. No, 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 neanche io. Io non fumerò né ora né mai. Ecco, ci tenevo a dirlo. Devi stare indietro. Ok. Devo stare indietro. Allora, praticamente abbiamo... Non lo so se si può dire questa cosa davanti a tutti, Non lo so cosa avete capito voi, ma io non ho capito. Ah, pensa io. Ci ha messo pure il braccio. Dentro cosa ci ha messo il braccio? Ah! I cannelloni. Okay, sì. Ripieni. Guarda un attimo tuo marito. Amore, fa caldissimo qua dentro. Eh certo, ho spento l'aria condizionata, se non va male. Fa caldissimo. Vabbè, poi avete preso altro da mangiare? No, ero sazio. Abbiamo preso altra roba. Cos'altro? Cos'altro? Abbiamo preso... Niente, sono andato prima in bagno. No, no, in bagno non ci sono potuto andare perché ero occupato. Vabbè, non mi interessa se sei andato in bagno. Abbiamo preso un secondo. Quale? Quale? Un secondo. Ci sono tanti secondi. Allora, uno l'ho preso io. Sì. No, l'ha preso anche lui. L'avete preso tutti? L'abbiamo preso tutti, sì. Abbiamo preso... Cioè, passava una o due... Non è vero! Io amo solo te, sei la unica nella mia vita e io non oserei mai fare queste cose con gli altri. Stavo scherzando. Simpaticone. Allora, praticamente abbiamo detto, andiamo a ballare il ballo del qua qua. Sempre al ristorante. No, non c'era musica, non c'era niente. Io ho fatto la battuta, non mi hanno capito. Allora, abbiamo mangiato il petto di pollo. Con cosa? Con cosa? Con niente, no? E invece c'era qualcosa, no? Con cosa? Abbiamo preso il petto di pollo e ci hanno dato un bacio. Chi ti ha dato? Mamma, che bacio? Ma cosa stai dicendo, Rafael? Non ha certo tanto una memoria, però... Petto di pollo con? Con? Petto di pollo con finocchi. E poi è finita la cena? Sì. No. Cos'altro avete preso? Cos'altro abbiamo preso? Io non volevo prendere più niente, ma lui per forza, no, prendiamo qualcos'altro. E abbiamo preso... Ti ho messo in posa per la foto? No, non c'era la foto. Abbiamo preso un dolce. Quale? E quale? Sì. Un dolce qualsiasi, no? Uno a caso. No, era un dolce che praticamente è un dolce che si prega prima di mangiarlo. No, non si prega. È un dolce che è stato fatto da un prete. No, di più. Di più del prete? Un vescovo. No, di più. Un papa? Di più ancora. È Dio? No, di meno. Santo. Un santo. Un santo. No. Un gallo. No. Un santo? No. Quattro? No. Un santo? No. Un re? Un santo? No. No. Re. Santo? No. Re. Santo onore, santo onore, santo onore, santo onore, abbiamo preso la santo onore. Va bene. Eravate solo tu e lui? No. No. C-
con noi, ci abbiamo detto, già te l'ho detto prima, c'era Federico. Non mi ricordavo. Va bene. Ti posso chiedere una cortesia, mi porteresti un bicchiere d'acqua, per favore? Anche due o tre. Sì. Ma come ti salta in mente di dire che sono stato con te? Ma 5 anni che non ci vediamo. Ma poi tutto il menù lo dovete elencare. Ma lo so, ma io ho detto una storia perché ero uscito. Ma tu sei un cretino. Ma lo so che sono un cretino, ma 5 Ehi, amore mio. La nostra acqua. La nostra acqua, il corpo è vivo. Me la mettessi un po' di più perché questa è un po' troppa. Me la mettessi un pochettino d'acqua, grazie. C'è crisi. Allora. Ma tu sei cretino, cioè ho dovuto elencare tutto il menù cercando di capire i tuoi gesti che non c'entrano nulla. A parte che non capisci niente, a parte questo comunque. Cioè tu dimmi una cosa. Tu ti immagini in questo momento... Se entra Federico, ci ho pensato pure a te. Ma tu ti immagini, arriva e bussa Federico alla porta? Sì. Vado io? Ma ciao Fede. No, io non ce la faccio più, basta, va. Non ci credo. Vediamo chi arriva. Speriamo capiti bene. Ciao. Ciao. Piacere. Come ti chiami? Carina. Cioè, tu ti chiami Carina? Sì. E di cognome? Di Brutto. Cioè, tu ti chiami Carina di Brutto? Sì. Ho capito. Tu? Yuri? Yuri di tutto l'anno. Sai, io sono di Losanna, sai dov'è? Nell'Alto dei Cieli? Vabbè. Che dire di me? Che cazzo ne so io? No. Sì! Soffro di meteopatia. Cioè? Cioè, quando c'è il sole sorrido, se no no. Ah, vabbè, se per questo io soffro di meteorismo. Cioè? Cioè, che se tira vento ti faccio piangere. A proposito, stamattina sono uscito di casa e ho incontrato una perla. Te pensa, io sono uscita di casa... E ho trovato un pirla. Ciao. Ciao, piacere, Andrei. Ma no, sei appena arrivato? No, Andrei è il nome. Ah, mamma russa. Sì. E papà? Dormi in sala. Parliamo di lavoro. Sì, dai, parliamo di lavoro. Io ho un'agenzia di viaggi. Bellissimo! Ti piace la Nuova Zelanda? Preferisco la vecchia Romagna. Comunque, sei veramente bellissimo. Cioè, per caso tuo padre ha preso 2 stelle e te le ha messe al posto degli occhi? Cioè, stai dando del ladro a mio padre? No, perché? Perché allora anche tuo padre è un ladro. Perché? Perché ha rubato un camion e ti è venuto addosso. Ciao. Ciao. Piacere, benedetta signore. Sempre sia lodato. Allora, io te lo dico subito. Io non ho intenzione di avere una relazione seria del tipo matrimonio, cicizza. Ti va bene anche un mordi e fuggi?
Guarda, a me va bene anche un gratta e vinci. Senti, io mi occupo di maieutica per i frasisti cattiva associata alla cosmologia cosmetica dei wow 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 wow. Tu? No, io non faccio un cavolo. Ah. Bah. Comunque, ti posso dire una cosa? Sì. Sei molto bella. Se Leopardi ti avesse incontrata, a Silvia non l'avrebbe cagata di striscio. E se Silvia avesse conosciuto te, l'avrebbe data Leopardi, vero? Ciao. 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 Greta di Bracciano. Corto di Braccino. Ok. Allora, Corto, io te lo dico subito. Io sono una ragazza all'antica. Tra virgolette. Ecco, io non sono una di quelle ragazze facili. Tra virgolette. Ecco, diciamo, io non sono una di quelle ragazze moderne che si concede al primo appuntamento. Tra virgolette. Ecco, tu che mi dici? Guarda, a me va bene anche se me la dai tra un mese. Tra parentesi. Vabbè, allora facciamo che me ne vado via, va? Ciao! Ciao! Ciao, piacere. Io sono la Virgi. Piacere. Allora, io vengo da Milano. Ti racconto un po' il mio day, se vuoi. Allora, io mi sveglio, faccio un little breakfast. Little breakfast. Poi vado al lavoro e faccio piccoli workshop, un po' di smart working. Poi faccio un happy hour, un sushino con gli amici. Poi vado a casa, guardo un po' di Netflix, un po' di chill. Poi vado a nanna, basta. Tu che mi dici? Io sono Saro, vengo da Catanzaro. E me ne vado a fare in culo da solo, capito? Grazie mille, grazie. Ciao, piacere, Yolanda. Io Belgio. Allora, io vengo da Milano, sono di Milano, studio a Milano, lavoro a Milano. Milano. Praticamente tutto Milano, eh? Sì, Milano. Milano. Però i miei sono del Connecticut. Ah, pensate, anche i miei sono di Caltanissetticut. Caltanissetticut. È un paesino a sud della Californican. Io faccio la commercialista. Tu cosa fai? Io faccio... No, lavoro in un call center. Oddio, no. No, non mi interessa, eh. No, che c'è? Non mi interessa, non voglio cambiare. No, ma non... Non mi interessa, non voglio cambiare. Non ti devo far cambiare, non ti devo vendere non nulla. Voglio cambiare, non voglio no, cambiare. No, ma che c'entra? Non voglio cambiare. Guarda, la galleria... La galleria non... Oh, sento niente. Mi dispiace, la galleria... La galleria... Va culo... No. Ciao, piacere, Marianna. Marianna? Sì, Marianna, sai, mia mamma mi voleva chiamare Maria, mio papà Anna. Quindi ah, Marianna. Marianna. Sì, Marianna. Ah, pensa anche a me, uguale, stessa cosa. Come ti chiami? Vaffastardo. Sì, la mamma dalla cucina che dice che era bastardo, il papà vaffanculo. Hanno fatto un mix, vaffastardo. Dai, però sei carino, vaffi. Ma così tu mi stuzzichi, stuzzichina. Ma così tu mi invogli, involtino. Ma così tu mi provochi, provochina. Ma così tu mi turbi, turbina. Ma così tu mi ignori, mignottina. Ah, no.
io. Oddio. Oddio, che ansia. Vediamo chi arriva. Oddio, vediamo chi arriva. Oddio. Vediamo chi arriva. 3, 2, 1. Madonna, che schifo. Sei proprio brutto. Ma perché? Ma fai proprio schifo. Ma cioè, ma tu quando ti guardi un po' non ti... Guarda, non ti posso guardare. Perché se... No, se ti vuoi... viene da vomitare. Ma quindi niente, niente? No, mi dispiace, guarda. Sarà per la prossima. Ciao. Hola. Hola. Soy Carmela María Splendente, que se toca el fuego no se fa niente. Soy Gianluca Esteban Delicato, que se mangia el brasato se brucia el palato. Mira, mira, mira. Yo soy medium. E io sono XXL. No, mira, mira, mira. Yo soy sensitiva. E io sono del 68. Te leggo la mano. No, no, che mano, mano, no, no, no. Te leggo la mano. No, no, non mi piacciono queste cose, no. Te leggo la mano. Va bene, però solo cose belle, ti prego. La macchina bruciata. Come la macchina bruciata? Che macchina bruciata? La rissa in discoteca. Ma quale rissa in discoteca, che neanche ci vado in discoteca io? E ladro sta in casa. Oppure i ladri in casa, ma che... Ma perché tutte cose brutte? Che vita incastonata, tempestata de merda! Ma proprio merda! Ma tutta qua? Ma tu dici che tiene la merda nel DNA? Tu eres una merda! Tu puzzi de merda! Tu tieni una vita de merda! Capito? No, no, è stato chiarissimo, veramente. Continuo. No, 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 guarda, faccio l'orecchietta, me la continuo a casa da solo. Grazie, ciao. Cagare, va. Ciao. Ciao. Oddio, scusa, mia madre. No, vai, vai, no, vabbè. Rispondi, rispondi. Nei momenti rispondi. Peggiori, guarda, mamma. Vai, vai, vai. Sì, mamma, sono allo speed date. Mamma fa cacare. No, mamma, ma guarda, cioè, tutti a me. Tutti a me. Fa scagare. No, mamma, è orribile. Sembra lo zio Nando. Ma no, lo zio Nando da giovane, lo zio Nando ora, adesso. No, Dio. Sai chi sembra? Quell'attore di Hollywood. Oddio, come si chiama? Quello di Hollywood. Mamma, quello tutto giallo, con due peli in testa, uguale. È uguale, mamma. Che lavoro fa? No, non lo so. Aspetta, glielo chiedo un attimo. Che lavoro fai? Guarda, mi occupo di statistiche. Mamma, è disoccupato. Fa scagare ed è disoccupato. No, mamma, ma tu stai scherzando? Ma io piuttosto che darla a lui, la metto all'asta su eBay. Ma scherzi, no, assolutamente. Mamma, senti, devo andare, fammi fare veloce. Ciao, ciao mamma. Guarda, sempre nei momenti peggiori. No, tranquillo, ti capisco, veramente. No, capita. Comunque... sempre piacere. No, scusa, scusate, mi sta squillando il telefono, scusami, scusami. Ma... è mio padre. Scherzi? Pronto, papà? Sì, ciao. Ascolta, sei davanti al computer? Bene, vai su internet, vai su eBay e cerca nella categoria stronza, ci dovrebbe essere un affare. Sì, sì, vai. Ah.
sono Ramona, la pantera di Tortona. Sono Antonello, l'edicolante di Cinisello. Oddio, Antonello! Oddio! Sì. Antonello? Dimmi. Ma tu sei bisex? Sei bisessuale? Vabbè, sembrano due, ma no, è uno solo. Antonello, ma tu lo sai che io faccio le sette sataniche? E allora correggi, sono le 11 meno un quarto. No, Antonello. Ma tu lo sai che tutti mi dicono che sono il ritratto di Madre Natura? Ma pensa a me, dicono che assomiglio a Padre Pio. Ai! Oh! Sono stata cattivona. Eh? Sono stata cattivona. Sì, sei stata cattivona. E allora fai Totò su Federino. Fai Totò su Federino. Fai Totò, questa cattivona. Ma qui davanti a tutti? Fai Totò su Federino. Cioè, devo fare Totò sul sederino, ma io non so se sono capace. Fai Totò. Vabbè, ci provo, eh. Oh, perbacco, per dindirindina. No, vabbè, ma... Ti prego. Ciao, bambola! Ciao, tesoro! Ma quanto sei bella! Ciao, ma lo sai cosa farei? Ti porterei subito nel ristorante più bello e più chic di Martinsicuro a mangiare caviale e champagne, quindi proprio... E sai come ti ci porterei? Come mi ci porti? Con il mio Ferrari Turbo parcheggiato qui davanti. E poi? E poi domani mattina ti sveglierai magicamente in Costa Smeralda, nel mio attico. E poi, secondo me, andiamo sul tuo yacht. Sul mio yacht, sì. Ormeggiato a Palau. A Palau, sì. Come fai a sapere del mio yacht a Palau? Marta Scazzi, Agenzia delle Entrate, piacere. Me la prendete sempre con i più deboli. Ma che più deboli? Sempre che con i più deboli. Che ci devi un sacco di soldi. Ma non è vero. Ma guarda che mi hai fatto fare. Ma no, non è vero, io non vi devo tanti soldi. Solo 200.000 euro. 200.000 euro. Facciamo una cosa. Allora, facciamo una cosa. Ok? Facciamo una cosa. Dimmi. Chi arriva ultimo è scemo. Madonna. Capitola si riassume in questa parola: amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso: amarsi. Solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente, e quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare. Affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente, quando le guardiamo, si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore. Anche le cose inanimate. Perché il fasciame di tutta la creazione è amore. Perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose. La felicità, sì, la felicità, a proposito di felicità. Cercatela,
tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti in questo momento si mette in cerca della felicità ora, in questo momento, perché è lì. Ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi. Ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che lo abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono. E molti di noi l'hanno nascosto così bene che non sanno dove l'hanno messo. Ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassonetti, i comodini che ci avete dentro, e vedete che c'è la felicità. Provate a voltarvi di scatto. Magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. Fino all'ultimo giorno della nostra vita. E non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire. È più rischioso non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro l'esistenza, ora, qui. Perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. È qui l'eternità. Dobbiamo dire di sì alla vita, dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no, perché alla fine abbiamo capito che non sappiamo niente e non ci si capisce niente. Si capisce solo che c'è un gran mistero e che bisogna prenderlo e lasciarlo stare lì dov'è. Perché la cosa che fa più impressione al mondo è la vita. Va avanti e non si capisce come faccia, ma come fa? Come fa a resistere? Ma come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto di più di quello che possiamo capire noi. Per questo resiste. Se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto, tanto tempo. E noi lo sentiamo. Noi lo sentiamo che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora a ognuno di noi non rimane che una cosa da fare. Inchinarsi. Ricordarsi di fare un inchino ogni tanto al mondo. Piegarsi. Inginocchiarsi di fronte all'esistenza. Che vitaccia fare il cameriere, mamma mia. Uno dice, è bello il fare il cameriere. Arrivano i clienti, li devi far accomodare, col sorriso. Poi loro si siedono, gli devi prendere l'ordinazione, gli porti le bevande, le patatine, poi gli porti il primo, gli porti il secondo, gli porti il dolce, caffè, ammazza caffè, poi gli porti il conto e finalmente se ne vanno. E tu dici, ah, finalmente abbiamo finito. No, perché poi c'è da pulire i bicchieri. E quel cretino invece, dov'è finito? Mi fa fare tutto a me. Cretino, dove sei? Sta dormendo. Sto dormendo. E cioè, io lavoro, giusto? Tu dormi, io lavoro. Vabbè, adesso ti do una mano, ti do una mano. Dammi una mano a fare i bicchieri. Ma cosa da pazzi. Comunque non ci crederai. Che cosa? Questa notte ho sognato. Che hai fatto? Ho sognato. Hai sognato? Ho capito. E che hai sognato? Che ho sognato? Ero su questa spiaggia dove c'era, hai presente una di quelle giostre di una volta, quei cavalletti di legno, gli specchietti? E davanti a me c'era una
Bionda, buona sul cavalletto davanti. Io cercavo di prenderla, ma la giostra girava, girava. E come la prendi? Io cercavo di acchiappare la giostra, girava, 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 girava. La felicità. La felicità. La felicità. La giostra che gira. Beh. Vabbè. Non ho capito. Ci mancherebbe. Vabbè, ognuno. Mo sembrerà fatto apposta. Però casualmente. Stanotte anch'io ho sognato. Te hai sognato? Io ho sognato, perché non posso sognare. Vabbè, puoi sognare, puoi sognare. E no. Che hai sognato? Dimmi, dimmi. Non te lo racconto. Dai, racconta. Dai, raccontami, che hai sognato? Lo vuoi sapere? Lo voglio sapere. Ecco, mettiamo a posto sto tavolo. Vieni. Allora. Hai presente che io abito da solo? Sì. Bene. Dopo il lavoro, ieri sera... Sono tornato a casa e ho sognato che praticamente stavo per andare a dormire quando all'improvviso, già col pigiama tutto pronto, sento bussare alla mia porta. E chi era? Che ne so. Vado alla porta, apro e indovina un po' chi c'era alla porta? Chi c'era alla porta? Diletta Leotta. Diletta Leotta. Tu, Diletta Leotta, questa faccia. Perché non ho capito, Diletta Leotta non può venire a casa mia. No, vabbè, mi sembra strano. Comunque, continua. Diletta Leotta mi guarda e mi fa: Rafael, sono innamorata di te. Voglio fare l'amore con te. Scusa, continua. Non ho capito, vuoi che ti racconto il sogno oppure no? No, dai, racconta, continua. Voglio fare l'amore con te. Comunque, la faccio accomodare, andiamo in camera da letto, la butto sul letto. Iniziamo a baciarci, ci spogliamo, la prima, la seconda, la terza, la quarta. Non ce la facevo più, ero proprio stremato, avevo perso tutte le forze, ero tutto sudato. L'ho guardato e gli ho detto: guarda Diletta, io ti ringrazio ma non ce la faccio più, ti devo riaccompagnare alla porta. E allora ci siamo rivestiti, l'ho riaccompagnata alla porta, io ero tutto sudato che non ce la facevo più. Ho aperto la porta, lei sull'uscio si gira, mi guarda e mi fa: Rafael, complimenti. Complimenti, grande Rafael, 5, forza, balala. No, vabbè. Rafa, complimenti. Sì. Devo continuare oppure mi fermo? Continua. Cioè, non è finito qua? Chiudo la porta, ritorno in camera da letto tutto sudato che grondavo, quando all'improvviso, quando stavo per arrivare a letto, bussano di nuovo alla porta. Di nuovo? E chi era? E che ne so, io vado di nuovo alla porta, apro... E indovina un po' chi c'era alla porta? E chi c'era alla porta? Belen Rodriguez. No, vabbè, su Diletta Leotta. Belen. Cioè, capisci? Ma per caso io ho detto qualcosa sul tuo sogno? No. Questo è il mio sogno, posso fare quello che voglio? Vabbè, è che il mio era più reale. No, non c'entra, vabbè. Continua. Chi era questa? Belen Rodriguez. Mi guarda e mi fa: Rafael, io sono innamorato di Tigo. Voglio far l'amor contigo. Contigo? Comigo. Contigo. Comigo. Mannaggia. Ehi. Dico, guarda, c'è già stata Diletta alle 8, sono un attimino stanchino, le notti, ti prego, va bene, ci accomodiamo, andiamo in camera da letto. La butto sul letto, iniziamo a baciarci, ci spogliamo, la prima. Basta, non facevo più. Una certa età. Stremato, gli ho detto: guarda Belen, io ti ringrazio, ma sono veramente senza forze. Ti devo accompagnare. Lei: no, ti prego. E io: no, non già faccio più. Allora l'ho riaccompagnato io strisciando a terra come un verme, perché non avevo più le forze neanche di alzarmi. Vedi che qualcosa di reale c'era, il verme. Vai. Mi appendo alla porta, la apro, lei arriva, esce sull'uscio, mi si gira, mi guarda e mi fa: Rafael, complimenti. Tanti auguri. Aghi, tanti amandia. Complimenti. Chiudo la porta, strisciando ritorno in camera da letto, ho detto: finalmente posso andare a dormire. Però all'improvviso bussano ancora alla porta. Ancora. E chi era? E che ne so, vado di nuovo alla porta. Vai, senti un po'. Sono curioso. Ero tutto sudato, stanco, strisciavo a terra. Apro la porta, indovina un po' chi c'era alla porta? Chi c'era? Jennifer Lopez. E sta Jenny che dice? Ma no, quella di ora.
Quella di una volta. Ah, ha fatto il comeback, il ritorno al passato. Sta al fine, ritorno al futuro, questo è il passato. Lei mi ha guardato e mi ha detto: Rafael, io sono innamorato di te, voglio fare l'amore con te. E non contigo. No. Ho detto: guarda, io sono un attimino stanco perché c'è stato prima Diletta Leotta, Belen Rodriguez, non c'ho proprio le forze. Lei: ti prego, no, dai, ti prego. Ho detto: vabbè, dai, come diamoci, l'ho fatta entrare, siamo andati in camera da letto, l'ho buttata sul letto, ci siamo baciati, ci siamo spogliati, abbiamo iniziato ma non c'avevo proprio le forze. E lei diceva: ti prego, dai, io non ce la faccio, ti prego, dai, non ce la faccio. Ed è uno di quei momenti in cui tu capisci che porca miseria, dici una volta, ma dico una volta che ci fosse un amico che tu possa chiamare per aiutarti, una volta. Scusa, se l'amico, l'amico. Devo chiamare te? Ma io ti ho chiamato. Come? Ma tu eri sulla giostra che giravi, giravi. E io gli davo, gli davo. Salve, salve, buongiorno. Senta, io vorrei fare le unghie, però non ho prenotato. Devo tornare un'altra volta? No. Ah, allora va bene. No, tu sedele. Ah, me le fa ora, vabbè, va bene. Tieni, scegli colore. Mamma mia, quanti colori. Vabbè, no, ma io vorrei fare qualcosa di molto naturale, non so, il 25. No, 25 no, tu scegli le 22. 5 euro più, però shine. Ah, shine, vabbè, va bene. Vede le mani. Tu non cura le mani? Non lo e so. E i piedi? Vabbè, ma non è che mi importa più di tanto, i piedi stanno sempre nelle scarpe. Piedi, come persona. Ok, sei unghia come uncino, tu col nacchia. Vai, siedi, fai i piedi. Vabbè, va bene, faccio anche i piedi. Oh, Lolotto. No, non ho capito, scusa. Oh, Lolotto. No, non ho proprio capito. Oh, Lolotto, tu parli italiano? Io sì. Oh, Lolotto! Oh, Lolotto! Ah, l'orlo rotto! Dai, dale a me, 5 euro, 5 minuti, non preoccupare. Vabbè, dai. Va bene. Dale a me. Sì. Sì, ma la mano lasciamela, eh? Aspetta, lasciamela! Mi posso sedere? Sì. Ah. Tu scimmia, eh? No, l'oroscopo cinese. Ah, no, io sono cavallo. No, tu scimmia. No, sono cavallo. No, tu scimmia, tu avevi il pelo come uomo, tu scimmia. Tu guarda, togli i pantaloni. No. Togli i pantaloni. Guarda, che pelo che hai, guarda che pelo. Ma dove? Guarda. Oddio, telefono, non preoccupare, 5 euro, 5 minuti, non preoccupare. Guarda, io porto subito. Lasciami da! Anche i telefoni. Aspetta che... Oddio, borsa, no, 5 euro, 5 minuti, tu non preoccupare, eh? Non preoccupare, aggiustato. Sei sicuro? Vabbè, sarà sano? No, tieni, vabbè. Menù cialetta. Ah. Beh, cavolo, bikini, brasiliana, freccia, filo interdentale... Bambina. Cioè, fate la ceretta alle bambine? Ma no, tu torna alle bambine, avanti dietro. Ah, cioè. Tu malmotta, eh?
tu, boschetto, come c'è Sculio, paura, Ma io non credo. Tu uccelli vola, deserto. Tu sopra sotto capalezza. Io direi più Ornella Vanoni, però. Tu prima capalezza, poi come Claudio Bisio. A uomo piace, A uomo piace che cosa? Patata come Claudio Bisio piace. Ah, beh, un'immagine molto forte, sì. Sì. Tu non avevi le fidanzato, Fidanzato problema per te. Vabbè, ma, cioè, non lo so, perché, cioè... Tu avevi le fidanzato? No. E allora scegli dal menù fidanzato, no problema. Cioè, voi avete un menù fidanzato. Questo è il menù fidanzato. Cioè, poi guarda... No, è impossibile, cioè... Ma non esiste, guarda il numero 7. Bello, carino, muscoloso, simpatico, moro. No, cioè, ma non esiste. Tashmita! È impossibile. Non può esistere uno così. Cioè, non... Ma non può essere. Ehi, bambola, andiamo a fare un giro? Sei libera stasera? Ah, sì, sì. Aspetta, qua dobbiamo fare... Ma ti lascio il cappotto, te lo regalo, va bene? Tu pagale prima, eh? Ah, giusto, sì. Andiamo? Andiamo. Senti, ma a te piace più Ornella Valoni o Claudio Bisio? Amore, fai presto, io non resisto. Sai cosa hanno detto? Che deve arrivare un genio, un vero genio. Me l'hanno descritto come il più incredibile inventore della storia. Ecco, forse lui. Prego, avanti. Buongiorno. Eccolo, salve. Ecco. Piacere, piacere. Piacere mio, piacere. Salve, salve. Piacere. Quindi, lei è venuto qui? Sono venuto qui a presentare la mia invenzione per brevettarla, perché bisogna brevettare le cose importanti. Assolutamente, certo. Bene, bene. E mi dica, mi illustri pure la sua invenzione. Allora, la mia invenzione si chiama gancio con cordicella metallica per paracadutisti anticaduta. No, scusi, non ho capito. Glielo ripeto, per favore un attimo di attenzione. Certo. La mia invenzione si chiama gancio con cordicella metallica per paracadutisti anticaduta. Vabbè, mi spieghi un attimo. Le spiego come funziona. Mi raccomando, presti attenzione anche lei, per certo, favore. Assolutamente. Allora, lei ha presente il paracadutista? Sì. La mattina si sveglia. Certo. Ok. Apre gli occhi, si alza, toglie le coperte e ha un pochettino di tachicardia perché sa che dovrà fare il lancio. Assolutamente, sai, è una cosa. Naturalmente, sapete come funzionano queste cose. Si alza, va in bagno, si lava la faccia, poi fa i bisogni, si lava le mani, si veste, scende giù perché dorme al primo piano, va in cucina, si prepara latte e biscotti, mangia, poi posa le stoviglie nel lavello, le lava al volo, poi si dirige verso il garage, apre la porta, apre la macchina, apre e la parte. Portiera. No, un attimo. Entra nella macchina, chiude lo sportello, sistema lo specchietto retrovisore, si mette la cintura, avvia la macchina, apre il garage e si avvia nel vialetto. Ok, e ci siamo. Lui si avvia con la macchina e inizia a camminare e a un certo punto incontra il primo semaforo. Che è rosso. Rosso, è sempre rosso. Sembra una certezza. Lui aspetta, mentre aspetta pensa al fatto che dovrà lanciarsi e quindi sale un attimino un po' d'ansia, un po' di tachicardia. Poi diventa verde e lui continua. Dopo 200 metri c'è un altro semaforo. Che è rosso. Sempre rosso. E allora in quell'attesa continua ancora la tachicardia. Poi diventa verde, si avvia.
arriva finalmente al campo volo, entra nel parcheggio, lascia la macchina, prende lo zaino, chiude la macchina, si avvia verso la reception. La reception. Fa il check-in per il lancio. Da Luisa, sì. Poi vai nella sala d'attesa, si prepara la tuta, tutto quanto. Lo fanno avviare verso l'aereo, che sale sull'aereo. Che è rosso. No, vabbè, comunque, prosegue. Sale sull'aereo, si mette la cintura, il comandante di volo dice: signori e signori, stiamo per decollare, pronti per il volo e quindi mi raccomando attaccate le cinture. Lui si mette lì, parte l'aereo, sale fino a 10.000 piedi. Una volta arrivato all'altezza giusta, il comandante dice: signori e signori, siamo pronti per il lancio, quando volete potete sganciare il portellone. Allora si apre il portellone e lì inizia la vera tachicardia. Certo, assolutamente, è una cosa normale. E allora si avvicina al portellone, inizia a guardare giù, vede l'altezza che è tantissima. Poi a un certo punto prende il coraggio e si butta e inizia a planare. A planare? Esatto. Poi a un certo punto l'orologio vibrerà, significherà che dovrà iniziare a tirare la prima cordicella. E allora lui prenderà la prima cordicella, la tirerà con tanta forza e il paracadute si aprirà. Apre. Perfetto. E facciamo finta che la prima cordicella non apre il paracadute. Che facciamo? Lo vogliamo far morire sto paracadutista? Vabbè, mi scusi un secondo, però. Vabbè, però c'è la seconda cordicella d'emergenza, no? Bravissimo. Quando il paracadute non si aprirà, il paracadutista sa già che è stato inventato il paracadute di riserva, quindi con l'altra mano afferrerà la cordicella, la tirerà con tanta forza e il paracadute si aprirà. Si apre. Oh. E facciamo finta che neanche il paracadute di riserva si apra. Che facciamo? Lo vogliamo far morire sto paracadutista? Se lei sì. Ed è qui che subentra la mia invenzione, ovvero il gancio con cordicella metallica per paracadutisti anticaduta. Come funziona? Una volta che il paracadutista si è lanciato, a una certa altitudine tira la prima cordicella, il paracadute non si apre, tira la seconda cordicella, il paracadute non si apre, lui si ricorderà della mia invenzione, ovvero del gancio con cordicella metallica per paracadutisti anticaduta, lui metterà la mano in tasca, tirerà fuori il gancio, lo aggancerà e sarà salvo! Grazie signori, grazie, fatemi l'applauso per l'invenzione geniale, grazie, grazie, grazie mille, grazie. No, mi scusi un secondo, mi perdoni ma io non ho capito. Lo sapevo, io devo ripetere di nuovo tutto da capo, tutto da capo. Cioè, le ho chiesto di stare attento, cioè lei deve brevettare. Sì, però stringa, cioè. Per favore. Glielo ripeto, per favore attenzione, non voglio più ripetere perché sennò io cambio brevetto, Allora, lei ha presente il paracadutista? Paracadutista. Sì. Si sveglia la mattina. Sì, si sveglia la mattina. Apre gli occhi, alza la testa, va fa in tutto, bagno. Fa tutto, va in bagno. Si veste, fa colazione, entra in macchina sul viale, il semaforo rosso. L'altro semaforo rosso, arriva al parcheggio, fa il check-in, sale sull'aereo, rosso. Check-in, tutto quanto. Momento di lanciarsi, apre il portellone, si lancia. Prima cordicella, non si apre. Seconda cordicella, non si apre. Lui si ricorda della mia grandissima invenzione, ovvero del gancio con cordicella metallica per paracadutisti anticaduta. Lui mette la mano in tasca, tira fuori il gancio, lo aggancia e si salva! Grazie signori, grazie, grazie mille, grazie, lo so, ho salvato milioni e milioni di vite. Mi scusi, a me va bene tutto, va bene davvero tutto, ma tira la prima corda, non si apre, tira la seconda, non si apre, gancio con cordicella metallica, tira fuori, l'aggancia e si salva. Ma scusi, ma cosa si aggancia? Vabbè, non è che posso inventare tutto io però, Ma vada fuori, per favore, va.
Artista. Cosa vuol dire essere artista? Voi conoscete soltanto ciò che mostriamo, il nostro prodotto finito, perennemente insoddisfatti del nostro operato, ma sorridiamo ed in scena curiamo le ferite che abbiamo nell'anima. Il nostro sorriso lo regaliamo a voi, sacrificando tutto, anche la nostra persona. Siamo variabili come il tempo sopra le nostre teste. Alcuni ci chiamano folli. Ma cos'è la follia se non una parte inesplorata della fantasia umana? Quello che è diverso non ci spaventa, ci affascina. Per raggiungere il nostro obiettivo siamo capaci di tutto. Siamo soli. Viviamo in disparte nella società, ci sentiamo a volte odiati da essa, come superbi, inutili. Mostriamo a voi una meravigliosa maschera. Cerchiamo di condividere il nostro fuoco che abbiamo dentro, che non si spegne mai. Una scintilla, una sensazione. Qualcuno direbbe che è opera di Dio, ma per noi è semplicemente naturale. Sentiamo quel brivido lungo la schiena quando stiamo per creare qualcosa di unico, un passo di danza, una sinfonia, un corpo sinuoso che prende vita su una tela. Cosa siamo prima di essere artisti? Siamo solo un frammento di miliardi di stelle. Quanto studio, fatica, quanti provini falliti. Quanti ci dicono che non valiamo nulla. Ci troviamo anche senza un tetto sulla testa, terminando i nostri averi per investirli in chissà quali progetti. Potremmo ritrovarci da un giorno all'altro in qualsiasi parte del mondo per inseguire il nostro sogno, lasciando i nostri affetti. Spesso abbiamo crisi interiori, sfiorando anche la morte, abbandonando la via della rettitudine. Ci si esclude, ci si distrugge. Ma la cosa ci rende speciali. Siamo liberi fino al punto di non sentire più il bisogno di imparare. Chiunque di noi ha il diritto di essere un artista e di inseguire i propri sogni. Seguite il vostro istinto, credete in voi stessi, siete della vita i protagonisti, siete artisti. Signori, vi presento il cast animazione al completo. Un applauso per Ludovica. Un applauso per la nostra regia, Federico. Un altro grande applauso per Aurora. Altro grandissimo applauso per Gianluca. E grande applauso per Alice. Questa sera non ho voluto fare la chiusura solita, con la musica in sottofondo, chiamando ad uno loro, perché questa sera è anche l'ultimo cabaret di due ragazzi dell'animazione, ovvero di Ludovica e Federico. L'ultimo cabaret di una stagione intensa, ne avranno fatti quanti? 10, 12, uno diverso dall'altro, uno più bello dell'altro.
Ce ne sono stati tantissimi. Però al di là del cabaret, è stato proprio il percorso di vita che hanno fatto questi giovanissimi ragazzi, 18 e 19 anni, in questo mestiere, in questo villaggio, hanno imparato qualcosa di unico. Ed è proprio qui che mi voglio soffermare, su quello che hanno imparato. Perché ad inizio stagione, naturalmente loro non conoscendo tutto questo, gli dissi: voi imparerete tante cose che neanche vi renderete conto. E naturalmente loro mi hanno risposto come risponderebbe una qualsiasi prima esperienza: imparerò tantissimo. Questa sera ho fatto un elenco delle cose che secondo me avete imparato, però lo chiedo a voi. Lo chiedo a voi e vi chiedo di leggere una frase a testa e di confermarmi se queste cose le avete imparate veramente. Prego, Ludovica. Ho imparato che sorridere senza nessuna ragione ti fa stare meglio. Sì, è vero. Ho imparato che non costa nulla dare il buongiorno ad un perfetto sconosciuto. È vero. Ho imparato che quando ti rispondono a quel buongiorno ti senti importante. Ho imparato che quando non ti rispondono te ne fregherai e starai meglio lo stesso, perché ci sarà sempre e comunque qualcuno che lo farà. Ho imparato che svegliarsi alle 8:30 del mattino, dopo 4 ore di sonno, 3 di prove, 10 di lavoro sotto il sole, 1 di spettacolo e 2 di balli, è una delle cose più belle che mi potevano capitare. Ho imparato che un rimprovero quasi sempre mi è stato fatto per aiutarmi a crescere. Ho imparato che la tensione prima di uno spettacolo puoi usarla per far emozionare la platea. Ho imparato che le lacrime versate dopo lo spettacolo di Ferragosto valgono tutte le fatiche di una stagione. Ho imparato che un ospite che nota un'equipe che non ha rallentato, anche se Ferragosto è passato, forse vale più di quelle lacrime. Ho imparato che se qualcuno piange perché tu vai via, qualcosa l'hai lasciato. E se qualcuno non dovesse piangere, è solo perché le lacrime hanno tempi diversi. Ho imparato che non esiste altro lavoro che mi permetta di condividere gioie e dolori con persone che forse non incontrerò mai più. Ma ho anche imparato che ritrovare quelle persone può essere il più bel regalo da ricevere. Ho imparato che ogni stagione è diversa dall'altra. E che capita che la sesta stagione sia più indimenticabile della prima. Ho imparato, tornando a casa e guardandomi allo specchio, che sono diventato una persona diversa, migliore. Ho imparato che non esisterà mai una passione come questa, capace, così nel profondo, di insegnarti un pezzetto di vita. Signori, questo è lo staff animazione. E questo è il lavoro più bello del mondo, ovvero l'animatore. Grazie a tutti voi, se lo spettacolo vi è piaciuto, fatecelo sentire con l'unico modo che ci piace, il vostro applauso, e alzatevi in piedi se vi va. E facciamo anche un fortissimo applauso alla colonna portante di questa squadra, a Rafael.
Questo è solo l'inizio della settimana. Abbiamo preparato una settimana piena di serate, di eventi, di giochi giornalieri in spiaggia. Insomma, una settimana piena di animazione. Vera animazione non invasiva, perché ognuno di voi debba divertirsi solo e quando ne avete voglia voi. Noi siamo sempre qui e vi aspettiamo domani mattina in spiaggia a partire dalle ore 10. Domani sera invece, serata abruzzese con arrosticini gratis per tutti! E allora vi lasciamo ai balli di gruppo via le prime file, si balla fino alle 12:15 e vi auguro una buona notte a tutti, ciao! Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa.